Giovedì 21 maggio, ben trovati con un nuovo appuntamento di Diretta News. Ben trovato Gianni. Salve Raffaella, bentrovati ai nostri telespettatori. Oggi una puntata molto molto interessante. Nella prima parte avremo due ospiti, diciamo, di prestigio. Eh sì, avremo con noi collegati il sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli, e l'amministratore delegato e direttore generale di Enel SPA, Francesco Starace. Ecco, si parlerà di ripartenza sostenibile, un importante tema, ecco, che ci riguarda proprio da vicino. Allora, vediamo se sono già in collegamento i nostri ospiti. Bentrovati. Buonasera. Buonasera. Allora, naturalmente i nostri telespettatori conoscono Costabile Spinelli, sindaco di Castellabate, che è di casa nella nostra televisione. Conoscono sicuramente anche l'ingegnere Francesco Starace, però non tutti sanno, insomma, che è una persona internazionale nel dettaglio, perché comunque non è un uomo di spettacolo, e noi abbiamo pensato di preparare una scheda tecnica che, insomma, descrive, ecco, quella che è la sua attività e un poco della sua storia. Vediamo la scheda prima di partire. Nato a Roma nel 1955, Francesco Starace è laureato in ingegneria nucleare presso il Politecnico di Milano. Sposato e padre di due figli, è tifoso della Roma, cittadino onorario di Castellabate, è appassionato di poesia e arte, in particolare quella contemporanea. Nel tempo libero pratica ciclismo e partecipa anche a diverse competizioni. Crede fortemente nell'energia come uno dei principali motori per lo sviluppo delle economie emergenti e come elemento fondamentale per migliorare la qualità della vita delle persone. Su questa visione imposta la sua attività in Enel. Entra nel gruppo nel 2000 ricoprendo posizioni in ambito dirigenziale da luglio 2002 a ottobre 2005 a capo dell'area di Business Power e fino a settembre 2008 della divisione Mercato. Nel 2008 nasce Enel Green Power, società specializzata in energie rinnovabili, di cui Francesco Starace diviene amministratore delegato e direttore generale e ne gestisce la quotazione nelle borse di Milano e Madrid. Nel maggio 2014 il consiglio di amministrazione lo nomina amministratore delegato e direttore generale del gruppo Enel. Contemporaneamente alla sua attività in Enel assume anche altri incarichi. Tra i tanti è l'unico amministratore delegato italiano nella European Alliance for a Green Recovery. Ad aprile 2019 è stato riconfermato AD e DG Enel SPA, ruolo che non è mai stato veramente in discussione. L'ingegnere romano ha condotto il titolo di Enel a fare meglio delle omologhe europee e di piazza affari. Ha guadagnato il 110% tra gennaio 2017 e gennaio 2020 e l'ultimo bilancio chiuso con ricavi in crescita del 6,3% e un utile netto ordinario di 4,7 miliardi. Ma non solo, la spinta sulle rinnovabili dell'attuale management di Enel è un dato di fatto e può essere considerata un fiore all'occhiello dello Stato in materia di utilities, anche e soprattutto perché il conto economico non ne risente. Allora, ingegnere, quanta carriera! Ripercorriamola un attimino perché ci fa piacere, insomma, farlo ascoltare anche ai nostri telespettatori, a tutti coloro che ci stanno seguendo in Smart TV, sui nostri canali social, il nostro sito internet, insomma. Ma guardi, io sono un ingegnere nucleare, quindi ho studiato ingegneria nucleare e poi ho cominciato a lavorare tanto tempo fa, purtroppo ormai è passato tanto tempo, come ingegnere nel campo del nucleare. Poi dopo qualche mese ho capito che sarebbe stato sempre molto lento e se fossi stato fortunato forse avrei visto una centrale costruita nella mia vita. Poi retrospettivamente ho capito che neanche così non ce l'avrei neanche fatta. Quindi mi sono messo a lavorare in una società della General Electric all'epoca che lavorava nella cantieristica, nella costruzione di centrali elettriche. Quindi ho passato buona parte dei primi anni di lavoro all'estero, costruendo in cantiere, costruendo centrali elettriche in varie parti del mondo. Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi, insomma, in posti un po' anche, se vogliamo, esotici e un po' disagiati.
Poi sono tornato in Italia e ho continuato a lavorare in varie posizioni, sempre nell'ambito della costruzione delle infrastrutture elettriche. E sono diventato sempre più, come dire, esperto in questi mondi. Sono venuto all'ENI nel 2000, dalla BB, che era una società che lavorava un po' in giro per il mondo facendo lo stesso mestiere. A quell'epoca vivevo a Zurigo, sono venuto a Roma e ho cominciato a lavorare in Enel, dove ho occupato varie posizioni, l'ultima prima di diventare amministratore delegato, come amministratore delegato di Enel Green Power, che era la parte di Enel che è nata per sviluppare le energie rinnovabili. E sono diventato amministratore delegato nel 2014, quindi diciamo, ormai sono 6 anni che occupo questa posizione. Ho passato un'intera vita a occuparmi di energia, quindi diciamo sono diventato purtroppo, cioè per fortuna per me, ma purtroppo nel tempo, come dico, invecchiando uno non si rende conto di come il tempo passa. Diciamo, sono diventato abbastanza esperto perché chiaramente mi piace, è un campo che mi piace, mi interessa moltissimo ancora. E occupandomene sempre, dai e dai, sono diventato anche abbastanza esperto in questo. E questa è un po' la mia vita in breve, anche perché, ripeto, è abbastanza lunga, quindi non voglio occupare troppo tempo in questo. Bene, una vita insomma impegnata, anzi direi impegnatissima. Sindaco Spinelli, allora, una forte emozione per il comune di Castellabate avere un cittadino come l'ingegner Starace e averlo insomma insignito della cittadinanza onoraria. Eh beh, sì, una cittadinanza onoraria è riconosciuta da tanti motivi affettivi, prima di tutto, perché Ingegner Starace è da tanti anni frequentatore, è oramai concittadino di Castellabate, che era la naturale evoluzione del suo percorso di legame e di affetto con Castellabate, ma con la comunità di Castellabate. E lo devo dire anche con il Cilento, perché poi l'ingegnere, insomma, piace spaziare, noi conosciamo ormai anche un po' le sue abitudini, piace spaziare un po' in tutto il Parco Nazionale del Cilento. Assolutamente sì. Allora, chiediamo proprio all'ingegnere, vista insomma, ecco, l'emergenza coronavirus che ancora purtroppo stiamo vivendo perché l'emergenza sanitaria non è terminata, come ha vissuto, e come ancora attualmente sta vivendo questa situazione, ingegnere? Guardi, noi abbiamo capito, si ricorda all'inizio in Italia si è parlata della cosiddetta zona rossa, che erano i comuni a sud di Milano, quindi Codogno, Lodi, la zona in cui si è cominciata a sviluppare l'epidemia all'inizio. In prima battuta questa prima ondata perché avevamo alcuni uffici nella zona proprio di Codogno e di Lodi, con la necessità di chiuderli o di mettere in sicurezza le persone. Da lì abbiamo cominciato a costruire una specie di task force che si occupasse un po' di affrontare questa emergenza, mettendo al primo punto la salute dei nostri colleghi e immediatamente la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico al paese. Tutto il resto l'abbiamo messo da parte, qualunque altra attività l'abbiamo fermata, ci siamo concentrati solo su queste due cose. Nel giro di una settimana, poi questa zona rossa, mi ricordate, è stata ampliata in una specie di zona un po' più grande, arancione, in cui c'erano pezzi di una regione, pezzi del Veneto, pezzi del Piemonte, un pezzo dell'Emilia Romagna. Lì abbiamo capito che non sarebbe finita lì e quindi quella settimana abbiamo deciso di mettere in modalità di smart working tutti i dipendenti in tutte le sedi italiane, quindi circa 15.000 persone. Visto che c'eravamo, abbiamo messo nella stessa situazione di sicurezza tutti i dipendenti che avevamo in Spagna, Grecia, Romania, Russia e Stati Uniti, che sono circa altre 15.000. Quindi in totale 10.000. Abbiamo messo 25.000 persone in quella settimana dall'8 al 13 in modalità di lavoro da remoto, che è stato uno sforzo pazzesco.
Poi tutti gli altri che invece dovevano continuare a lavorare per garantire la continuità di servizio, quindi riparazione alle reti, la gestione delle operation di tutte le centrali, li abbiamo dovuti riorganizzare in modalità completamente diverse per minimizzare il rischio di contagio sul posto di lavoro di loro, quindi il cambio dei tipi di turno, sfalsamento, separazione fisica dei posti, lavoro terribile. E lo abbiamo fatto in quei 10 giorni. La settimana dopo abbiamo messo nella stessa situazione, nella stessa condizione, altre 10.000 persone in tutta l'America Latina, quindi dal Messico fino in Cile, lo stesso, anche se devo dire per loro all'epoca sembrava una follia, cioè non capivano il perché noi fossimo così accaniti a levarli dall'ufficio e portarli a lavorare a casa. Mi sembrava una paranoia molto, molto italiana. Poi dopo 2 settimane hanno capito che c'era veramente motivo di farlo. Questo ci ha tenuto occupatissimi per tutto il mese, cioè far funzionare tutto questo sistema da remoto non è stata una cosa semplice. Pensi che noi adesso, ancora adesso, ci scambiamo circa 10 volte il volume dati che ci scambiavamo prima, è aumentato di un fattore 8 il numero delle videochiamate, tutto questo lavorare in piattaforma che esiste tra di noi, però siamo riusciti a farlo senza nessuna interruzione, senza nessun problema, grazie al fatto che avevamo messo tutta la nostra informatica su cloud durante i passati 3 anni, quindi eravamo abbastanza pronti. Non che avessimo nessuna capacità di prevedere una cosa del genere, ma diciamo eravamo pronti per evenienze anche gravi. Ora che c'è la possibilità di uscire di casa e muoverci, abbiamo fatto due ragionamenti. Il primo è ha funzionato tutto molto bene perché l'azienda ha continuato a lavorare in maniera impeccabile, non ci sono state smagliature. Quindi abbiamo imparato a lavorare in questo nuovo sistema. Secondo, purtroppo non c'è chiarezza sul fatto che questo virus finisca, se ne vada o che ci sia un vaccino domani. E quindi abbiamo detto ai nostri dipendenti, voi, tutte le unità operative che possono continuare a fare il loro mestiere da casa, pensino di continuare a farlo fino a Natale. E abbiamo detto apposta fino a Natale, perché Natale sembra un tempo lontano nella mente, perché siamo così all'inizio dell'estate, quindi ci rimane lontano psicologicamente, anche se dal punto di vista del tempo non è poi tanto lontano. Ma questo costringe un po' tutti a fare un ragionamento un po' strutturato, non di andare da settimana in settimana che logora, ma dire ok, io mi organizzo e lavoro così fino a Natale, poi dopo sappiamo che se invece siamo stati pessimisti e la cosa si risolve prima, siamo pronti a tornare, ma almeno abbiamo questa chiarezza. E circa tre quarti delle persone che sono uscite dagli uffici per andare a lavorare a casa, ci potrebbero rimanere, ci potranno rimanere fino a Natale, che vuol dire che non devono esporsi al viaggio in metropolitana, in treno, in autobus, che è il punto più critico secondo me dal punto di vista del contagio, e possono lavorare con tranquillità, così come adesso. Non parliamo poi del fatto che non si sa se la scuola parte a settembre, quindi anche qui c'è la preoccupazione cosa faccio con i bambini, almeno così si sa che fino a Natale ci puoi stare a casa. Penso che poi torneremo chiaramente, diciamo, chi dice lavoro adesso sarà sempre da casa, secondo me non ha capito che cos'è il lavoro, quindi ci sarà necessità comunque di avere un punto di riferimento che è l'ufficio, e questa cosa nel tempo vedrete piano piano si andrà un po' a regolarizzare. È vero che abbiamo imparato tante cose, a lavorare più con flessibilità, a muoverci meno, si viaggerà molto meno, questo sicuramente, perché abbiamo imparato a usare queste piattaforme di comunicazione che sono molto efficaci. Io per primo devo dire sono contento perché finalmente riuscirò a viaggiare un po' meno per venire in Cile più spesso. Però da questo punto di vista penso che avremo tutti imparato incredibilmente in questi 2 mesi di quanto potevamo fare prima che non stavamo facendo perché non ci pensavamo, ma che poi, come si legge, l'ufficio è finito, si lavora tutti da casa, secondo me questo qui è un po' un'esagerazione del momento, penso che nel tempo si troverà un equilibrio un po' diverso.
Ingegnere, volevo chiederle, lei che ha viaggiato tantissimo, adesso si collega attraverso la videoconferenza con tante personalità anche internazionali. Analizziamo un attimo l'Italia all'inizio della pandemia, che in realtà in Europa è stata, diciamo, additata come una nazione assolutamente non pronta, una nazione impreparata. Però a quanto sembra oggi forse un po' tutti hanno acceso i riflettori su di noi per capire come fare a superare le varie fasi. Lei mi conferma questo oppure continuano a guardare l'Italia, diciamo, un attimino con difficoltà? Guardi, prima di tutto diciamo questo, che gli italiani si sono scoperti molto più disciplinati, ordinati e capaci da questo punto di vista di quanto gli stessi italiani pensassero, perché diciamoci la verità, noi siamo stati 2 mesi in una specie di galera che era la nostra casa, ma siamo stati molto molto disciplinati. Cioè, lo dico perché poi, come l'ho detto prima, noi abbiamo chiuso in casa un sacco di gente in tutto il mondo, ma non è stato così semplice altrove. Se ne va, gli americani, per esempio, quasi si rifiutavano. Quindi il sistema Italia, secondo me, considerando che è stato il primo paese grande a essere toccato da questa tragedia dopo la Cina, si è cavata abbastanza bene e abbiamo dovuto imparare noi per primi quello che altri adesso potrebbero imparare guardando noi. Purtroppo posso dire che questa sindrome di autosufficienza e di, così, di chissà perché, di essere migliori ha generato dei danni, perché altre nazioni, se avessero visto cosa abbiamo fatto noi, si sarebbero risparmiate un sacco di sofferenza, un sacco di fatica e molti morti. Purtroppo non sta succedendo, non è successo. Chi l'ha fatto ha imparato, la Grecia l'ha fatto guardando noi. Infatti la Grecia non compare nelle classifiche. Altri che guardando noi hanno pensato sono italiani e sbagliano tutto, hanno scoperto che il virus non fa distinzioni di nazionalità, si comporta esattamente nello stesso modo dappertutto. Quindi è stato un ferro da stiro che ha appianato molte, molte differenze, ecco. Quindi ora quello che sta succedendo è che stanno guardando all'Italia perché noi siamo il primo paese grande che sta uscendo da un periodo di lockdown, come si dice. Quindi stanno dicendo andiamo a vedere, stavolta cerchiamo di capire come si fa, quali errori fanno, cosa stanno imparando. E c'è un sacco di gente che infatti mi chiama, ci chiama per dire spiegateci come avete fatto, cosa sta succedendo, cosa succede quando si esce di casa. Cioè, noi siamo una specie di incredibile laboratorio che all'inizio non hanno usato bene, adesso hanno imparato e stanno cercando di capire di più. È così. Bene, siamo contenti. Constabile, sei della stessa opinione. Insomma, noi italiani poi quando vogliamo, è il caso di dire Castellabate zero contagi, ingegnere, la Campania ha contenuto benissimo, nonostante nel napoletano, insomma, che è risaputo che insomma, sono persone molto libere rispetto a tanti europei. Ed è anche, diciamo, la zona più popolosa, in termini di metri quadri di abitanti. Constabile. Vero, questo è vero, rispetto alla disciplina e alla responsabilità della nostra nazione, io posso parlare per la testimonianza e per l'esperienza che abbiamo vissuto e che abbiamo maturato in questi 2 mesi qui a Castellabate, perché voglio dire, abbiamo anche qui osservato in maniera ferrea le regole e devo dire c'è stata grande partecipazione, grande sensibilità e grande responsabilità. Abbiamo attivato tantissime procedure, tantissimi provvedimenti proprio per cercare di contenere e di preservare, ecco, per quello che era possibile fare questo territorio, proprio perché, insomma, con la mobilità e con quello che poi, devo dire, a pochi chilometri si è sentito, perché noi, insomma, siamo stati lambiti un po' in giro nel nostro territorio, abbiamo sentito questi contagi, quindi questi casi di
positivi che si sono riscontrati anche nel Cilento, però per fortuna a Castellabate siamo riusciti insomma, a mantenere alta l'attenzione, alta la guardia con un grande impiego, però devo dire con grande collaborazione. Però volevo dire, rispetto a quello che l'ingegnere diceva prima, che cosa ci ha insegnato, che cosa ci lascia questa esperienza. E certo, risparmieremo tanti chilometri, oggi non ci muoviamo, ci possiamo tenere in contatto attraverso le varie piattaforme, abbiamo scoperto un nuovo modo che non è nuovo, c'era già prima, forse lo usavamo e lo apprezzavamo meno di quanto facciamo oggi, modo di lavorare, di collegarsi, di comunicare, ecco, che forse fino a qualche tempo fa insomma facevamo meno, però io aggiungo, c'è anche un modo di vivere, cambierà anche il nostro modo di vivere, il nostro modo di fare le vacanze, nel nostro modo di stare in spiaggia. Ad esempio noi stiamo lavorando perché anche sulle spiagge libere, ad esempio per restare in tema di limitazioni, quest'anno ci sarà l'obbligo di avere i distanziamenti anche sulla spiaggia, quindi sia i concessionari degli stabilimenti balneari che sulle spiagge libere ci sarà questo obbligo, e noi ci stiamo attrezzando come comune per organizzare anche le spiagge libere, quindi deve essere un modo che quest'anno ce lo impone la situazione sanitaria, l'emergenza sanitaria, ma credo invece che l'aspetto positivo, io voglio guardare l'aspetto positivo, che è quello che ci farà abituare, ci farà scoprire un modo nuovo di fruire anche delle aree pubbliche, delle spiagge, del modo di fare anche le vacanze, cosa importante per un comune, per una fascia costiera, per un territorio come questo che insomma che vive e basa grossa parte della sua economia proprio sul flusso e sull'apporto diciamo del comparto turistico. Quindi credo che se questo accompagnato a un senso di responsabilità, un senso di maturità che io sono convinto esserci, perché insomma i messaggi che ricevo, le testimonianze insomma che ascolto sono tutte quante pronte, quindi quest'anno dal settore extra alberghiero, ecco, che è quello insomma che va insomma attenzionato, disciplinato, dagli appartamenti, dall'utilizzo delle spiagge, credo che quest'anno veramente sarà un anno di svolta, dove con qualche sacrificio, perché come dicevamo prima ogni volta c'è un cambio di ambiente, noi siamo portati ad essere insomma, ad avere le nostre abitudini e a cambiarle difficilmente. Però quest'anno credo che sarà un anno di svolta, con un po' di sforzo, un po' di lavoro, un po' di sacrificio che chiaramente tutti quanti noi dovremo fare, ma anche perché, vuol dire, è in capo alle amministrazioni locali, in capo ai sindaci, oggi la gestione di una spiaggia, di un'area pubblica, insomma il sindaco ha anche la possibilità di chiuderlo eventualmente per evitare assembramenti, chiaramente noi non chiuderemo mai una spiaggia, è l'ultima cosa che vorrei fare, però quantomeno quest'anno proveremo a disciplinarlo. Bene, sindaco. Ingegnere, siamo nella fase 2 e dunque mi piacerebbe capire qual è la sua idea di ripartenza, ecco, per quanto riguarda il suo settore. Innanzitutto le posso dire una cosa, durante il periodo del lockdown, diciamo della chiusura, si è visto un crollo della domanda elettrica, dell'industria, del commercio, di tutto quello che è l'attività economica, e una chiaramente contemporanea salita del consumo domestico, perché essendo la gente chiusa in casa, evidentemente in casa faceva un sacco di cose, quindi il consumo delle case è andato salendo. Nel complesso c'è stato un calo della domanda generale. Adesso sono circa 3 settimane che la domanda elettrica è ripresa a salire. Già era partita prima del 4 maggio, quindi già si vede che qualcosa stava cominciando ad aprirsi e adesso sta decisamente riprendendo il livello. Cosa succede? Che diciamo, tutte le fabbriche che hanno dovuto chiudere adesso si trovano a dover lavorare di corsa perché sono in ritardo con i programmi di produzione, quindi devono consegnare merce che dovevano consegnare precedentemente, quindi stanno lavorando a pieno ritmo. La domanda è che succede quando hanno esaurito gli ordinativi se non arrivano nuovi ordinativi, quindi il tema ancora una volta è che siccome l'Italia è stata la prima a chiudere e molto dell'attività economica italiana è legata anche all'attività economica di altri paesi, e questo vale per tutti i paesi, non c'è un paese che da solo chiude il cerchio, sono tutti interconnessi. Noi andremo avanti a strattoni man mano che tutti i vagoni di questo treno partiranno in sincronia. Quindi ci sarà
una specie di andamento sinusoidale dell'attività economica nei prossimi mesi. Penso tutta l'Europa ne uscirà entro l'estate sicuramente. Gli Stati Uniti è la grande questione perché loro sono, ecco, è un paese che non ha usato l'esperienza italiana, ecco. Quindi sono in una specie di marasma da questo punto di vista. Se non risolvono velocemente il problema di 36 milioni di disoccupati che si sono accumulati nel giro di 4 settimane, si inceppa tutto. E, io penso che lo faranno perché non possono sbagliare da questo punto di vista. Tutta l'estate qui penso che avremo uno strano sistema in cui il turismo sarà cambiato, evidentemente, ci saranno molti più italiani rispetto al numero di stranieri che aspettavamo prima. Ha ragione il sindaco, cambieranno un po' di abitudini dal punto di vista proprio della fruizione della nostra estate, perché le abitudini acquistate, io lo vedo, guardi, già nella grande città di Roma, la gente esce ma è un po' preoccupata, quindi c'è proprio, abbiamo interiorizzato questo problema della vicinanza, delle interazioni. Non dico che sia positivo, però in questo momento è così. Tutto il resto delle attività si dovrà sviluppare nei prossimi 6 mesi. Io penso che la verità di questa recessione la conosceremo soltanto vicino a Natale, quando tutto il ciclo mondiale avrà fatto almeno un giro. E quindi faremo i conti di dire, ok, si riparte oppure ci sono altri problemi che non dipendono più dal virus, ma dipendono da inceppamento di questo meccanismo. Per l'Italia è fondamentale che riparta l'Europa, e penso questo entro l'estate lo sappiamo. Ecco, lei ha dichiarato che la pandemia, insomma, il Covid-19 accelera la transizione energetica verso le rinnovabili piuttosto che frenarla. Quindi andiamo nel dettaglio anche del tema. Insomma, la sostenibilità sarà il nostro futuro, ingegnere? Diciamo che era già un trend in corsa, no? Quindi questo già era ante-Covid. Adesso che succede con i fondi che in Europa si stanno stanziando, che sono veramente importanti, l'Unione Europea ha già indicato chiaramente che verranno preferenzialmente, a prescindere dai fondi che sono stati stanziati adesso, che servono soltanto a impedire che il sistema collassi. Okay? Questa è un'altra cosa. Quindi sono soldi, tanti soldi, ma per impedire che la gente non sia in grado di badare a sopravvivere. Quindi questa è un'altra cosa. Ma i fondi per far ripartire l'economia, quindi per far partire investimenti che a loro volta stimolino il ciclo economico, avranno come caratteri e criteri di assegnazione preferenziale il fatto di avere un contenuto verso il Green Deal, quindi la transizione energetica e tutta la transizione dell'economia verso un contenuto di carbonio basso, il secondo è un contenuto alto di digitalizzazione. Quindi questi sono i due criteri con i quali verranno, diciamo, traguardati i fondi europei. E questo chiaramente accelererà la transizione che era comunque in atto, ma che grazie a questo impulso può avere una spinta ancora più forte. Questo avverrà in Europa e secondo me l'Europa, che ripeto ancora, è il primo blocco del mondo dopo la Cina che esce da questa crisi, aveva già come dire, un vantaggio su questo punto di vista. Quindi c'è la possibilità per l'Europa di fare un ulteriore passo avanti. E, avendo parlato sia con il vicepresidente Timmermans che con la commissaria Catherine Simpson, loro assolutamente sono fermi sul punto che questi saranno i criteri di allocazione del triliardo e mezzo che l'Europa sta mettendo a disposizione per far ripartire l'economia. Sono un sacco di soldi. Bene, allora entriamo nel discorso Castellabate, però prima di andare nel dettaglio le mostriamo un video che abbiamo realizzato. Diciamo che Castellabate è uno dei comuni più belli d'Italia. Abbiamo in questo momento messo insieme una società che si chiama Enel Green Power,
perché è la prima società al mondo come capacità di produzione di energia rinnovabile. Questo per l'Italia è un tema cruciale, noi sappiamo perché per gli accordi che abbiamo preso a livello europeo l'Italia deve fare uno sforzo enorme per entrare nei limiti che ci siamo posti. Il nostro paese è ricco di risorse naturali rinnovabili, come il sole per esempio, il vento e tutte le risorse idroelettriche che abbiamo. Se facciamo tutti insieme uno sforzo possiamo senz'altro dare un grande contributo. Paesi come Castellabate ad esempio hanno una grande capacità di generare energia rinnovabile attraverso il sole, a volte anche la biomassa. Si può fare molto nel campo delle energie rinnovabili se tutti quanti ci pensiamo un pochino e non stiamo soltanto a guardare. È stata una grande emozione. Non solo perché la cerimonia è stata una cerimonia molto sincera, molto semplice, ma nello stesso tempo molto profonda. Per me è un'emozione far parte di Castellabate, non soltanto come una persona che ci viene ogni tanto, anche se abbastanza frequentemente, ma far parte della comunità di Castellabate. Come ho detto, è una comunità composta da persone molto vere e la verità spesso è difficile da trovare. Quella che c'è a Castellabate è una verità delle persone, della popolazione, oltre che del posto. Quindi, come ho detto, io e mia moglie, che anche lei è diventata, credo, per virtù transitiva cittadina di Castellabate, ci impegneremo per difendere questa bellezza, questa verità in questo meraviglioso posto. Castellabate è all'interno di un enorme territorio estremamente vario, pieno di contraddizioni, di storia e anche di sofferenza passata. E credo che abbia tutte le carte in regola per diventare davvero una perla da questo punto di vista, non solo dal punto di vista turistico, ma anche dal punto di vista della qualità di vita delle persone che ci abitano. E penso che quello che l'amministrazione sta facendo, il sindaco, diciamo, è nella direzione giusta, cioè di portare a Castellabate quanto la tecnologia e il mondo di buono offrono, senza impattare sul tessuto sociale e sulla vita delle persone, ma migliorandola, quindi senza stravolgere il territorio, senza stravolgere l'organizzazione che questo territorio si è dato nei secoli, ma cercando di offrire alternative e nuove possibilità di sviluppo. Ecco, ingegnere, non me ne voglia, io non l'ho fatto per darle un poco di nostalgia, emozione del passato, Diciamo che mi faceva piacere, insomma, farle vedere temporalmente la sua presenza nel nostro territorio e il suo amore che ha per questo territorio, e quindi abbiamo cercato di raccogliere un poco i servizi realizzati, ce n'era anche qualcun altro, poi diventava troppo lungo e questo per mostrarlo naturalmente anche ai nostri telespettatori, ai concittadini, insomma, del Cilento, di Castellabate stessa. Ed era un omaggio che le abbiamo fatto. Ma prima di rispondere, ecco, la parola al sindaco, che giustamente ha visto bene, l'ha inquadrata subito. Quindi, sindaco, che dire, da tempo che l'ingegnere Starace ama il nostro territorio. Beh, certo, sì, vabbè, l'ho detto prima, però la prima cosa, vedendo queste immagini, commentavamo, insomma, sono il segno degli anni che passano, purtroppo. Perché eravamo tutti un po' più giovani. Tu hai cambiato di natura, sì. No, vabbè, quella è, diciamo, è legata al periodo, alla chiusura del centro estetici, barbieri. Non ce l'ho mai avuto, ma... No, io l'ho fatto perché non era una scelta obbligata, quindi è per solidarietà a loro, quindi... Però, insomma, quella non cambia niente. No, vabbè, le immagini sono belle, vedere immagini, diciamo, di repertorio che portano un po' indietro con la memoria, è sempre bello, fa sempre piacere. Poi racchiudono momenti importanti, belli, la cittadinanza onoraria, che è stata una cosa, ripeto, che è stata in quel momento un atto ufficiale del Consiglio Comunale, ma che è stata una cosa bella condivisa da tutta la popolazione, che ha sancito qualcosa che già era nei fatti, insomma, ecco. E quindi, diciamo, l'appartenenza a un territorio, a una comunità che dura da tanti anni. E poi le tante cose che abbiamo comunque realizzato, che stiamo portando avanti, grazie all'ingegnere Starace, insomma, le colonnine per le auto elettriche, noi siamo stati
uno dei primi comuni nel Cilento, insomma, ad avviare e a far partire diciamo, dare questa possibilità e offrire questo servizio. Importantissimo, ecco, lo dicevate da studio prima, per quello che è, insomma, il futuro, la prospettiva, che è quanto mai attuale. Quindi questo, ma insomma, credo che al di sopra di tutte queste valutazioni siano i rapporti umani e personali di una persona, insomma, che merita ed è legata a questo territorio, ben voluta da parte di questa persona. Ingegnere, prego. Ma so che dire, io non sono nato nel Cilento, non ci ho neanche fatto le vacanze da bambino, quindi sono un caso abbastanza raro perché spesso ci sono quelli che ci andavo da bambino. Io non ci sono venuto nel 2008, quindi non è una cosa. E ci siamo passati, dico quasi per caso, mi ricordo la prima notte che siamo andati a dormire nell'albergo che sta lì proprio sul lungomare. Ed erano arrivati la sera, quindi eravamo stanchi, siamo andati a dormire. La mattina abbiamo aperto la finestra, mi ricordo ancora, mi sono detto: ma cos'è questo posto? Incredibile! Non avevamo capito dove eravamo, quindi è stato proprio una specie di colpo di fulmine. E devo dire, io mi sento felice a Castellabate perché è una comunità vera, non è un posto turistico, è un paese popolato da persone vere, meravigliose, che mi hanno accolto come una persona qualunque e quindi mi sento davvero a mio agio. E per me è un vero piacere venirci tutte le volte e diciamo mi sono imposto di non andarci proprio perché non voglio che neanche ci sia il dubbio che per me è importante che Castellabate rimanga così com'è durante questo periodo di crisi e di difficoltà, ma non vedo l'ora di tornare, evidentemente. Il problema è prima o poi finirà questo momento, il governatore della Campania ci aprirà le porte, speriamo. E so che è un osso duro, per cui bisogna stare molto in campana e fa bene. Tra l'altro penso che sia uno dei comuni, a parte la bellezza, anche più diversificato perché ha un territorio molto ampio, non è solo un paesino bello, c'è un sacco di varietà all'interno del paese, c'è di tutto, ci sono tante realtà diverse, è molto interessante proprio dal punto di vista umano, è incredibile, io ho conosciuto tante persone meravigliose con cui ho stabilito un bellissimo rapporto, uno di questi è chiaramente il sindaco, che è anche un fratello ciclista, tra l'altro. E quindi non so come dire, è un posto di elezione, ecco, posso dire questo, uno sceglie delle volte nella vita dove andare, per me Castellabate è stata una scelta immediata, appena ci sono arrivato, e da lì ho avuto solo conferme. Quindi siete fortunati di starci, ecco, questo sì. Dunque, d'obbligo a questo punto, dopo le immagini che abbiamo visto e quello insomma che lei ha appena detto, chiederle qual è l'idea per uno sviluppo sostenibile nel territorio di Castellabate. Guardi, lei sa che io mi sono occupato sempre di energia, quindi non mi sono occupato di turismo, degli sviluppi. Bisogna stare sempre attenti perché spesso ci chiedono delle cose che non hanno niente a che vedere con il nostro mestiere. Quindi dico delle cose, ma possono essere delle stupidaggini. Penso che quello che abbiamo appena sentito dire dal sindaco sia fondamentale, cioè l'opportunità che c'è davanti a Castellabate, ma come Castellabate e tanti altri posti simili, è quello di ripensare uno sviluppo più spalmato nel tempo, non concentrato in periodi molto, molto fissi, e una fruizione, sì, purtroppo questa parola brutta bisogna dirla ogni tanto, del proprio territorio, non soltanto limitata a una fascia costiera di 1 chilometro. C'è tutto un retroterra in Castellabate che è pazzescamente bello, che non è oggetto di una vera
attenzione da questo punto di vista. Poi dopo ci sono, secondo me, in Castellabate delle valenze che non hanno niente a che vedere con il turismo, ma hanno a che vedere con altre cose, per esempio anche l'agricoltura, l'agroalimentare. Cioè, ci sono varie cose che uno potrebbe fare proiettandolo un po' nel tempo lungo. Diciamo, il potenziale è veramente importante e richiede molta pazienza, perché questo è un territorio che si è preservato così anche perché ha resistito sempre bene ai cambiamenti. Quindi il sindaco lo sa bene, qualunque cambiamento nel suo territorio è oggetto di un'analisi molto attenta da parte di chi ci abita. E ci vuole molta pazienza e molta costanza nelle le cose, senza scoraggiarsi, ma poi quando uno in realtà riesce a convincere le persone, vedete, ci sono delle realizzazioni importanti fatte bene. È una costanza prolungata nel tempo quello che è necessario in questi territori. Non è facile, perché spesso in Italia si cerca di fare colpo di reni e risolvere tutto così, ma invece i cambiamenti nel meglio si fanno nel tempo. Quindi ci vuole chiarezza su che cosa vogliamo fare, cosa si vuole essere, e poi la perseveranza piano piano di insistere. Io credo che alla fine la popolazione del Cilento è stata abituata a dei cambiamenti imposti da fuori senza nessun dibattito, senza nessuna logica, senza nessuna, come dire, condivisione, e quindi alla fine ha cercato sempre un po' o di resistere o di ignorarli. Forse ha fatto bene, perché molti di questi cambiamenti erano semplicemente stupidaggini. Ma se c'è un modo intelligente di fare, e secondo me transita proprio da questo aspetto della sostenibilità futura, ci vorrà una condivisione ampia, ma sono sicuro che è una cosa che si può fare. Uno, se potesse tornare indietro nel tempo, quante cose non faremmo, però ormai le ha fatte, se le trova. Si tratta adesso da lì di ripartire. Bene, sindaco, allora, che cosa ne pensa? Aggiungo che proprio quest'anno, ecco, sulla considerazione che facevamo prima per la ripartenza, perché cosa può rappresentare questo periodo e lo sviluppo, le prospettive, credo che proprio per quella considerazione le aree interne oggi giochino un ruolo importante. Quest'anno ci sarà un turismo diverso, un turismo di riscoperta, un turismo di tranquillità, quindi ci saranno meno turisti, meno vacanze mordi e fuggi dei fine settimana, ci sarà meno, scomparirà l'estero almeno per quest'anno, quindi ci sarà voglia di scoprire, e credo che il turismo minore, inteso come borghi, come la rete naturalistica che può essere all'interno del Parco Nazionale del Cilento, o dei borghi attraverso i borghi più belli d'Italia, che ormai è una rete, è una realtà importante in tutto il territorio nazionale, potrà essere veramente quest'anno l'anno per la riscoperta e per il rilancio definitivo di questo turismo minore, ripeto, minore rispetto ai grandi centri, rispetto a Roma, rispetto a Firenze, rispetto a Venezia, insomma, i centri, le grandi città d'arte o i luoghi, diciamo, di turismo, di un turismo diverso, di un turismo, diciamo, di massa. Questa può rappresentare la vera novità per questo 2020, e forse, se gestita con maturità, con responsabilità e anche con, insomma, un po' di condivisione, di aiutare, anche perché bisogna poi anche creare strumenti, perché è vero, oggi si danno risorse per superare la fase emergenziale, però c'è bisogno anche di creare condizioni di sviluppo per questi territori, che siano uno sviluppo sostenibile, che sia uno sviluppo ordinato, che sia uno sviluppo condiviso, che non venga calato sulle popolazioni, ma ad esempio il tema delle infrastrutture è qualcosa di importante. Siamo collegati con l'ingegnere, che sa che ogni volta il desiderio di tornare a Castellabate, molte volte, scommetto, cozza con la difficoltà poi di raggiungerlo in auto, magari da Battipaglia per arrivare a Castellabate, almeno quel tratto lì è micidiale, quello scoraggia, solo i temerari, quelli che veramente, allora apprezziamo ancora di più la sua... Sì, diciamo, effettivamente, quel pezzo lì è tosto. Il suo attaccamento, ma così come per tutti, quindi il tema vero è di come collegare, anche se poi c'è un'altra scuola di pensiero che dice che forse questi luoghi si sono conservati proprio perché sono collegati, sono lontani dalle grandi vie di comunicazione, e questo per certi versi
può essere, cioè è uno dei motivi per i quali forse non sono stati scoperti dal grande pubblico, dal grande flusso. Però io credo invece che il tema delle infrastrutture non sia più rimandabile. È importante creare, ecco, infrastruttura alla banda ultralarga. Noi siamo collegati, ormai i collegamenti saranno sulle piattaforme, non è pensabile. Stiamo ultimando in questi giorni, anche qui nel Cilento, anche qui a Castellabate, sul tema delle infrastrutture. Credo che è un tema che, se in questi territori tutti quanti immaginiamo un percorso e una crescita, deve passare attraverso questa crescita, che va dalla sostenibilità, che va dai concetti importanti della qualità delle acque, quindi dalla depurazione, agli investimenti sugli impianti, sulle reti fognarie. Insomma, noi siamo appena siamo destinatari, e abbiamo da pochi giorni è stato deliberato un finanziamento importante che, come Comune di Castellabate, avremo per rifacimento di reti idriche. Completeremo l'intero territorio che ancora in alcune zone periferiche non è servito, quindi grazie a questo finanziamento noi abbiamo predisposto una progettazione per coprire anche quelle zone periferiche ancora non servite, perché il tema vero è questo: è avere degli impianti efficienti, che possano essere impianti a norma, che rispondano ai requisiti oggi attuali, e soprattutto anche con un occhio attento al risparmio energetico e soprattutto a quello che è oggi la sostenibilità, perché insomma in molti posti, nel Cilento, ma in molti posti d'Italia, ancora siamo arretrati da questo punto di vista sull'impiantistica, sulla depurazione. E quindi qual è il valore primario, qual è il bene assoluto che noi abbiamo in questi territori, che cosa noi possiamo dire al nostro territorio, ai nostri figli o alle persone che decidono di vivere in vacanza o parte dell'anno qui. E preservare queste che sono le bellezze, quindi non può passare attraverso investimenti, infrastrutture e crescita. Molte volte qui abbiamo portato avanti attività, procedimenti, cercando di far di necessità virtù, ma c'è bisogno di sostenere, di far crescere, che poi questi sono territori fondamentalmente poveri, non hanno una grande economia, quindi vivono sull'indotto, su quello che può dare l'indotto turistico, purtroppo molto condensato, quindi ristretto, limitato a una parte dell'anno, anche se devo dire Castellabate da questo punto di vista negli ultimi anni è cresciuta molto anche grazie a tanti operatori, a tanti imprenditori che comunque hanno con lavoro creato eccellenze che sono in un territorio, in un panorama nazionale e internazionale comunque punti di riferimento. Quindi questo significa crescere, significa far crescere, però ripeto, c'è bisogno di guardare al futuro, e credo che questo, i cambiamenti avvengono sempre dopo grandi fenomeni storici nella storia, le guerre, le carestie, le calamità. E noi abbiamo la fortuna che non abbiamo registrato grandi perdite o grandi, tranne i due mesi di stare chiusi in casa, non abbiamo registrato perdite. Quindi che questo è il lato peggiore, la crisi economica che avremo, l'ingegnere diceva bene, che avremo di qui a fine anno, perché l'avvertiamo, la stiamo avvertendo già in questi giorni, e l'avvertiremo e continueremo ad avvertirla. Io penso che cosa sarà settembre, ottobre, nel nostro territorio, perché adesso nella fase estiva ancora avremo questa sarà mitigata un poco dal flusso, dal turismo, dalle attività che sono in movimento, ma chiaramente poi bisognerà vedere ottobre, novembre, dicembre e l'inizio del 2021 che cosa rappresenterà per questo aspetto, per la nostra economia. Però questo aspetto negativo, se noi siamo bravi, siamo maturi, siamo pronti, guardando il bicchiere mezzo pieno, credo che da questa esperienza e mettendo a frutto quello che sicuramente succederà nei prossimi mesi e nei prossimi anni in termini di risorse, in termini di investimenti infrastrutturali e di fondi che dovranno essere messi a disposizione, perché poi il tema vero è superiamo l'emergenza, ma non possiamo sprecare le risorse per fare assistenza. Le risorse vanno impiegate per fare infrastrutture, per creare condizioni di sviluppo dei territori, e questa è la sfida vera. Però ci abbiamo poi un discorso molto più complesso. Claro. Ingegnere, le rubiamo ancora giusto un minuto, perché sappiamo che il tempo poi passa in fretta e lei ha tanti impegni. Un telespettatore ci chiede quanto potrebbe contare per il futuro di un comprensorio
un potenziamento di servizi legati all'energia rinnovabile e alle comunicazioni? Tantissimo, perché diciamo mediamente oggi, l'abbiamo visto durante per esempio questa crisi, le comunicazioni sono vitali. Se noi pensiamo soltanto a come siamo riusciti a rimanere in connessione tutti quanti, nonostante fossimo confinati in casa, capisce quanto questo poi va anche per un lavoro. Oggi chi va a stare 2 settimane o un mese in un agriturismo e non trova una connettività adeguata a quella a cui è abituato lui o i suoi figli a casa sua, non ci torna più. Quindi questa è una cosa che ormai è una specie di diritto, è come l'acqua corrente o come l'elettrica in casa. Non si può stare senza una connettività spinta ormai più di tanto. E man mano che il tempo passa, questa cosa diventa sempre, sempre peggio. Io mi ricordo, perché purtroppo l'età è quella, cioè mi ricordo quando è cominciata a venire l'aria condizionata. L'aria condizionata è apparsa prima nelle macchine, cioè quando uno si abituava ad avere l'aria condizionata in macchina e poi in ufficio, a casa non riusciva più a vivere, ma era la stessa casa in cui era vissuto fino a quel momento, soltanto che ormai era diventato impossibile sopportare quel caldo che prima era normale. E adesso, se in ufficio siamo abituati a un certo tipo di connettività, se a casa dove viviamo normalmente i figli sono abituati loro a un certo tipo di connettività, quando andiamo in vacanza, se non c'è, è un problema. E questo secondo me è un esempio, ma poi anche le aziende che lavorano, che vogliono essere collegate al mondo, vogliono poter interagire con altri clienti, un giro per il mondo, per tutto collegato, non possono avere un handicap da questo punto di vista. E questo è uno dei motivi per cui abbiamo fatto partire Open Fiber e tutta la spinta per digitalizzare in fibra territori come il Cilento, come il resto d'Italia rurale, diciamo, che mediamente non giustificherebbe in teoria l'investimento, perché sulla carta dice: ma chi è che vuoi che spenga questo? Per noi questo è fondamentale. Sull'energia, chiaramente l'energia è rinnovabile, nel tempo siamo impegnati molto nella progressiva decarbonizzazione del mix italiano, è una cosa che stiamo facendo da molti anni, chiaramente è uno sforzo che richiede tempo, perché non si può prima spegnere la luce e poi riaccenderla, bisogna farlo senza creare interruzioni di servizio, e questo avverrà nel tempo, probabilmente più veloce di quanto inizialmente avevamo pensato, perché questa cosa del Covid, come ho detto prima, lo accelera, non lo ritarda. E credo che territori come quello di Castellabate, ma tutto il Cilento, potrebbero benissimo averne un beneficio. Penso che dal punto di vista della differenza, l'interconnettività in questo momento è veramente, fa un salto importante. Questo, secondo me, tra i due effetti è il secondo, quello che prevale. E allora, ingegnere, per salutarla ed obbligo un suo messaggio ai tanti giovani che sono poi il futuro della nostra nazione. Il messaggio è molto semplice: bisogna guardare la verità in faccia e avere coraggio, perché per il resto nella vita, se uno affronta la verità con coraggio, trova sempre una soluzione. Nascondersi quello che sta succedendo e poi o addirittura averne paura è un errore sciocco, perché non dovete averne paura, dovete semplicemente capire, quindi guardare e capire chiaramente, e poi affrontarla con determinazione. La vita è tutta lì. Grazie ingegnere. Lasciamo i saluti anche al sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli. Sindaco? Non lo sentiamo più. Sindaco, non la sentiamo. Da un po', se non hai toccato qualche... Magari lo riproviamo a richiamare, va bene, sindaco? Proviamo a fare una nuova chiamata Skype.
Mi sente? No, non riusciamo. Sì, io vi sento. Ecco. Okay. Prego, Sindaco. Vi sento bene? No, vabbè, sarebbe stato un peccato ai saluti perdersi. Bene, grazie, ingegner Sagliaccio. Noi ci vedremo dopo il 3, evidentemente. Ecco, assolutamente. Grazie anche a Cilento Channel, grazie Gianni, grazie Raffaella. Grazie ancora, speriamo di superare presto questa fase, di poter riprendere le quotidianità e la normalità, insomma, anche se insomma, quest'anno sarà una normalità diversa, ecco, rispetto a quello che siamo abituati a vivere, però insomma, noi, come giustamente diceva l'ingegnere, guardiamo al futuro con ottimismo, soprattutto perché insomma, lo dobbiamo a questi posti, lo dobbiamo alle persone, lo dobbiamo soprattutto ai giovani, insomma, cercare di superare anche i momenti difficili come questi. Grazie ancora. Grazie a voi, arrivederci a Castellabate da vicino, mantenendo le distanze e con i dispositivi di sicurezza. Grazie ancora, ingegnere, grazie sindaco. Arrivederci. Grazie.